Ben ritrovati con l'informazione flash di New Sicilia. Durante la notte al largo di Lampedusa la Guardia di Finanza e la Capitaneria hanno soccorso un barchino di 7 metri con 45 migranti a bordo, tra cui 7 donne. Durante l'operazione di soccorso è stato trovato un cadavere a bordo. La polizia sta interrogando i compagni di viaggio dell'uomo deceduto provenienti da Costa d'Avorio, Senegal e Nigeria per ricostruire le circostanze del tragico evento. Il barchino proveniva dalla Tunisia. I carabinieri della stazione di Siracusa Ortigia hanno denunciato per furto due persone di 49 e 34 anni con precedenti per furti in attività commerciali. Nel corso della notte i due soggetti si sono introdotti in un locale di ristorazione del centro storico della città, forzando la porta d'ingresso con strumenti per lo scasso, rubando il registratore di cassa contenente circa 150 euro. Grazie alla visione dei filmati delle telecamere di sorveglianza, i carabinieri sono riusciti a identificare i colpevoli. E adesso a Catania la procura ha ottenuto la misura cautelare degli arresti domiciliari con applicazione del braccialetto elettronico nei confronti di un uomo di 45 anni accusato di maltrattamenti in famiglia e violazione di domicilio. Succede nel quartiere di Librino. Durante il matrimonio, ma anche dopo la separazione, l'uomo ha molestato e minacciato di morte l'ex moglie. Scossa di terremoto di magnitudo 4.1 nei pressi delle isole Eolie. Il sisma è avvenuto nella zona del Tirreno meridionale alle ore 2:11 della notte. La scossa è stata registrata dall'Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia. Secondo i dati riportati dagli esperti, il terremoto ha avuto ipocentro a 30 km di profondità ed epicentro a nord-ovest dell'isola di Alicudi. Non si registrano danni a cose e persone. E con questa notizia è tutto, grazie per averci seguito e arrivederci. Benvenuti al Carnevale di Acireale. Dal 4 al 21 febbraio, coriandoli, luci, colori e tanto divertimento. Carri allegorici, gruppi, costumi, eventi, maschere e mascheroni. Uno spettacolo unico per un'esperienza ricca di allegria e di belle emozioni. Carnevali di Acireale, la festa più bella di Sicilia.